Ciao, sono la dottoressa Sara Trabalza, farmacista e naturopata australiana. In questo video volevo parlare della protezione energetica di cui tutti noi abbiamo bisogno, soprattutto quando ci sentiamo particolarmente stanchi, deprivati di energia. Magari ti sarà capitato anche a te di svegliarti al mattino e sentirti davvero stanco, prosciugato, non voler iniziare per niente la giornata, oppure dopo aver magari trascorso del tempo in un ambiente con delle persone, situazioni che richiedevano anche grande dispendio energetico, poi ti sarai accorto di essere proprio rimasto senza energia in qualche modo. Allora, ci sono vari aspetti da tenere in considerazione, soprattutto il primo e più importante è quello che noi viviamo in un mare energetico, cioè cosa vuol dire? Che noi siamo continuamente immersi in un'energia collettiva, per cui ci arrivano tanti stimoli dall'esterno e molto spesso la protezione energetica appunto ci serve per far sì che la nostra energia non venga dispersa eccessivamente verso l'esterno. Quindi diciamo è come se fosse un continuo flusso tra l'energia che entra e l'energia che esce, e l'arte del vivere è proprio questa, cioè imparare lungo il cammino a gestire sempre di più al meglio l'energia che diamo e l'energia che riceviamo. Molto spesso però non riusciamo realmente a contenere un'energia che continua a fluire verso l'esterno, ma soprattutto abbiamo bisogno proprio di sentire quella protezione energetica che ci viene a mancare, ma che è fondamentale per poter affrontare appunto le nostre giornate, per non sentirci più stanchi, per non sentirci proprio deprivati della nostra forza vitale. A tal proposito ci sono delle pratiche che puoi fare e vedremo proprio quali fiori australiani puoi utilizzare al meglio per ottimizzare la tua protezione energetica. I primi due fiori australiani da tenere in considerazione sono Fringed Violet e Angel Sword. Allora, partendo da Fringed Violet, è un fiore meraviglioso di colore viola e ci connettiamo proprio a questo colore viola. Vedremo tra l'altro tutti elementi di colore viola in questo video, e Fringed Violet serve proprio a schermare, proteggere la nostra aura a livello energetico, soprattutto quando ci sono stati anche in passato dei danni che hanno causato una rottura del nostro campo energetico, quindi a livello proprio aurico. E Fringed Violet serve proprio a riparare questi danni d'aura. È un fiore meraviglioso. Quando si cammina nel bosco per cercare Fringed Violet, da lontano si sente immediatamente la sua presenza e è un'essenza che si percepisce come uno strato protettivo che ci avvolge e ci permette di sentirci a nostro agio, di sentirci bene. E soprattutto ci aiuta a davvero rimanere intatti e rimanere, diciamo, contenuti in quello che è appunto la nostra energia, il nostro campo energetico. Infatti da lontano si vede con queste frange, è un fiore dai petali frangiati, per questo il nome Fringed Violet, è una violetta frangiata, e queste frange da lontano danno un aspetto molto più grande di quello che in realtà è il fiore stesso, perché poi quando ci avviciniamo e lo tocchiamo, lo vediamo da vicino, il fiore risulta molto più piccolo proprio per queste frange intorno ai petali che rappresentano nella segnatura proprio l'aura, come se fosse l'aura del fiore. E allora Fringed Violet ci dona proprio questa protezione psichica da qualsiasi tipo di energia esterna che tenta di prosciugare appunto la nostra energia. Di solito viene sempre combinato con il fiore australiano Angel Sword, un altro fiore dal colore viola intenso, e viola, chiaramente il viola ci riconnette agli stati superiori dell'essere, quindi è un colore altamente spirituale. Angel Sword ci aiuta a rilasciare tutte quelle energie dissonanti, per così dire, che sono entrate nel nostro campo energetico e che ci stanno in qualche modo condizionando a livello
proprio di energia, di forza vitale e soprattutto quelle energie dissonanti che sono riuscite ad entrare nel nostro campo energetico appunto perché hanno trovato un punto d'ingresso, cioè quando l'aura è danneggiata siamo più esposti, chiaramente più aperti, più vulnerabili affinché queste energie dissonanti possano in qualche modo condizionare il nostro stato di benessere a tanti livelli. Quindi insieme Fringed Violet e Angel Sword ci conferiscono questa protezione psichica importante affinché noi possiamo sentirci appunto protetti da tutto quello che è il mondo esterno, che chiaramente non dobbiamo vivere come paura, oddio il mondo esterno ci attacca e ci fa del male, non è quello, ma è sentire a livello energetico che siamo contenuti, siamo ben centrati per quello che riguarda appunto il nostro viaggio nel mondo fisico. E allora questi due fiori insieme sicuramente ci supportano nel nostro viaggio. Un altro elemento che possiamo aggiungere di supporto, che ha una sinergia incredibile con questi due fiori australiani, è il cristallo ametista. L'energia dell'ametista è un'energia positiva, altamente spirituale, e infatti anche l'ametista è una pietra di color viola e ha la proprietà proprio di riequilibrare i corpi fisico, emotivo e mentale, quindi portando poi gioia, forza e pace nella nostra vita, ed è un potente aiuto anche alla meditazione perché unisce sia il mondo spirituale che quello fisico mentre affrontiamo le nostre giornate. È una cosa che mi piace fare con l'ametista, per esempio, è quella di dormirci insieme. Quando viene messa sotto il cuscino, per esempio, garantisce dei sonni di un certo tipo, dei sogni veramente appaganti, per così dire, soprattutto per chi tende a viaggiare molto durante il sonno, quindi con sogni anche vividi e che chiaramente comportano un dispendio energetico anche notturno, quindi magari anche per questo potresti sentirti stanco al mattino al risveglio. Allora puoi mettere l'ametista sotto il cuscino proprio per proteggere tutti i tuoi sogni, per proteggerti anche di notte. Inoltre l'ametista ha questa proprietà di calmare le emozioni intense, quindi quando abbiamo emozioni come senso di colpa, emozioni proprio forti, intense, anche di dolore, è un cristallo che sicuramente dà questo senso di conforto e quindi viene utilizzato proprio per riuscire a proteggerci da tante emozioni intense che, quando sono davvero troppe, in qualche modo ci deprivano di energia, ci prosciugano di energia. Quindi la sinergia dei fiori australiani con l'ametista sicuramente è una combinazione potente. Un altro elemento da aggiungere per quanto riguarda la nostra pratica di protezione psichica è quello di utilizzare l'olio essenziale di lavanda. La lavanda è una pianta meravigliosa con fiori viola e anche la lavanda ha delle proprietà importanti per quanto riguarda la protezione del nostro campo energetico, per cui a un livello profondo, a livello proprio dei nostri corpi sottili, ci aiuta a proteggerci da tutte quelle energie dissonanti che non ci permettono di davvero operare al meglio delle nostre capacità e soprattutto al meglio dei nostri livelli energetici. Pertanto questi quattro elementi insieme, Fringed Violet, Angel Sword e l'ametista con la lavanda, l'olio essenziale di lavanda, sicuramente sono un mix prezioso per aiutarci a navigare in quello che è il viaggio della vita, e sono elementi che vanno tenuti con noi in presenza, quindi come oggetti fisici che ce li portiamo con noi, stanno con noi e sicuramente sono dei compagni di viaggio che ci permettono di sentirci sempre protetti, al sicuro da qualsiasi influenza esterna. Se desideri approfondire l'argomento, ho messo a disposizione Crystal Flower Essences, che è l'unico metodo che unisce la forza dei fiori australiani con l'energia dei cristalli. Puoi cliccare il link qui sotto e accedere al corso.